Allora, ciao amici di Potere Robotico, abbiamo una nuova recensione, e abbiamo un Mid-Clot, nello specifico Aiolia con l'armatura di Odino, che questa qui è, se non è un'opera commerciale questa, io non so cosa possa esserlo. Naturalmente nella nuova serie Soul of Gold viene distrutta l'armatura del leone, perché c'è il solito dio rompicoglioni, in questo caso era Loki, se ricordo giusto, che insomma sconfigge tutti i 12 cavalieri d'oro, distrugge le 12 armature d'oro. Cosa ci rimane? Ci rimane l'armatura di Odino, indossata dal raccomandato di turno. Ci abbiamo come scritto oggi, quando ieri, quando ho messo la preview. Esatto. E abbiamo questo Aiolia che indossa l'armatura che in precedenza fu indossata da Seiya di Pegasus nella sua colorazione normale. Lui invece, addirittura essendo cavaliere d'oro, poi l'armatura di Odino, che è di un dio, sì, diventa, si declassa, si declassa praticamente ad armatura d'oro. Esatto. Perché se la facciamo con la vecchia colorazione non potevamo dare un po' più una vera motivazione per fare un nuovo cavaliere. No, allora la facciamo dorata, ne facciamo una nuova, usiamo il vecchio stampo, perché questo è il vecchio stampo in nudo e crudo della vecchia armatura di Odino indossata, esatto, da Seiya. Infatti se noi confrontiamo poi lo stesso omino che indossa l'armatura dell'armatura nuova d'oro Soul of Gold, è decisamente più alto di questo ed è lo stesso personaggio. Solo... Ah, cioè lo Ioria con l'armatura Soul of Gold, è due centimetri, diciamo, in più. Ah, però stronzini, eh? O comunque un centimetro e mezzo, non è, perché naturalmente la vecchia armatura con il vecchio stampo non si adeguerebbe al nuovo stampo del nuovo Aiolia. Pertanto, quindi cioè, era sullo stampo di Pegasus, probabilmente. Esatto, esatto. Perché e poi gli hanno cambiato, gli hanno messo la testa di Aiolia. Il gioco, bravo, è fatto. Bravo. E poi dopo, naturalmente, nella serie, dopo aver indossato questa armatura di Odino, che viene sbriciolata, sbrindellata, anche questa, ritorniamo alla vecchia armatura d'oro che diventa divina e viene spaccato il culo poi. Esatto. Il nostro amico Loki, perché stavo per dargli un altro termine, però poi dopo verremmo classificati come dei faccioni omofobi. Ah, perché era gay anche lui. Mi sono dato così del froci in simpatia. Ah, vabbè. Anche se poi gli dei forse sono sessuati, non hanno una vera. Ma sì, loro non gli interessano. Ma anche i cavalieri. No, a dire la verità, però, ad esempio, nella mitologia greca, spesso. Beh, Zeus viene giù e tromba delle manette. Sì, beh, ha messo incinta mezzo mondo, ha creato semidei ad estrema manca. Probabilmente lui è quello che tromba di più. Non so se l'hanno fatto anche gli altri. Beh, ma anche gli altri, magari sotto. Tipo Apollo. Sottofondo. Ade. Però, per esempio, Achille. Achille era figlio di Zeus. Achille no. 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 Perché adesso, figa, aspetta un attimo, Achille era quello che aveva... Sì, no, lui sì. Il famoso tallone d'Achille. Esatto, era figlio di Zeus. Ma lui non era stato pocciato dentro una roba. Chi, Achille? Achille. Ma no, era stato pocciato dentro un qualcosa divino. Tu adesso lo stai confondendo con Sigfrido nella mitologia. No, allora, il bambino Achille è stato pocciato dentro qualcosa di divino per il fatto proprio che la sua caviglia è vulnerabile, e per il fatto che da piccolo l'avevano preso per la caviglia e pocciato dentro. Certo, quindi... Quindi no, non credo fosse figlio... Perseo era figlio di Zeus. Perseo sì. Quello che uccide Medusa e tutto quanto. Lui era figlio di Zeus. Ma Achille no. Vediamo. Intanto io inquadro... Lui è figlio di Peleo. Vedi? Che era il nonno di Pelé. No. Vabbè. E te tira la madre, Peleo il padre. Scusate, te tira una divinità forse. Sì, era un titano. Se non sbaglio. Sì, e c'entrava col mare forse. Per questo che fosse pocciandolo. Boh. Era una titana e figlia di Urano, te. Vedi?
Sì. E basta, niente, quindi ho detto una cagata. Non è figlio di Zeus. No. E neanche Eolia è figlio di Zeus. È greco però. È greco. Il fratello di Aialos. Sì. E cagliere d'Ode Sagittario. E va bene, questa è storia ormai, saputa, che ne sappiamo più di questo che sicuramente di mitologia greca, nella quale ho comunque fatto una grossa gaffe in questo momento, verrò insultato come sono già stato insultato per il Zing, sono stato comunque andiamo avanti così. Quindi qui adesso abbiamo il solito mitclot. Questo non è un EX ma un mitclot classico. Come poi si evince dalla scatola, è a fuoco. Ah, sì? Sì, abbastanza. È stato fatto per il 30° anniversario di Saint Seiya, che quest'anno poi cade per l'appunto il 30° anniversario, dato che l'opera è stata iniziata da Kurumada nel 1986, quindi a fagiolo nel 2016 siamo 30 anni dopo. E quindi ci dovremmo aspettare altre novità. Chissà, dal punto di vista animato si vociferano. Insomma, è stato fatto un sondaggio nel quale questo, chi ha vinto questo sondaggio dovrebbe poi dovrebbe esserne fatta questa, la serie animata. Poi non lo so. E chi ha vinto questo sondaggio? Lei lo sa? Mi sembra di ricordare che abbia vinto il. Ci continuare a spumarsi. La diretta è così. Beh. Il seguito di Lost Canvas, penso che abbia vinto su. Next Dimension, comunque non so se ha vinto Next Dimension o Lost Canvas, andatevelo a vedere. Sì, comunque sia che facciano uno o l'altro, per me è terribile, nel senso, beh, ma allora secondo me, come dicevo prima, è giusto finire Lost Canvas, anche se a lei non piace, però sarebbe giusto, ma è giusto che lo buttano giù per eccesso Lost Canvas. Però Next Dimension, allora, Next Dimension fa cagare, come fa cagare anche la vecchia serie a fumetti di Saint Seiya, cioè sì, non era bellissimo, se lo andiamo a rileggere. Next Dimension oserei dire che è una roba grottesca, trash. Però ammettendo che invece di farlo proprio uguale al fumetto, magari lo romanzano un po', cioè disegnato meglio, romanzato meglio, magari fanno qualcosa di... Purtroppo non c'è più Shingo Araki al design, vabbè, è morto. No, dai. Un altro giapponese che disegna bene lo troveranno. No? Vabbè, ma lei proprio è... molto scettico. Sì. Grazie a vedere un po' la snodabilità. L'ho tratto con vera cura perché, come tutti i mitclot che spaccano le balle, l'avambraccio non rientra in maniera... dovrebbe rientrare in maniera più decisa, dovrebbe rientrare di qualche millimetro in più per dare un po' più di spazio ai pugni di rientrare nel loro alloggiamento, perché sennò appena si toccano qua cadono. Cioè l'avambraccio, lei dice, dell'armatura. Sì, qua questo qui dovrebbe scorrere un pelo in più per dare più possibilità al pugno di pigiare e che rientri nella sede del pernino nel quale poi è conficcato. Bene. La testa comunque sempre adesso c'è proprio davanti, orientabile a 360 gradi. Ma sì, la mobilità è sempre buona, più o meno. Sì. No, la mobilità di questi battolini qui è buona. È chiaro che ci sono delle parti che proprio per forza di cose non aumenta qua. Non stanno su. E qui la pecca più grossa è proprio sui pugni, perché comunque l'armatura non è super orpellata e quindi è abbastanza facile da applicare e non ha troppe, come si possono chiamare, suppelletti, e quindi ogni leggero movimento non cadono. È semplice, dai, questa armatura. Sì, infatti l'armatura, questa qui è l'armatura di un dio, secondo me, di serie B. Un po' scazzato. Sì, cioè. Cioè, tutto sommato, si vede che lui, adesso gliel'avranno data, adesso insomma, questa armatura qua di Odino. Odino non è un olimpico, quindi. È un dio del nord. Del nord, però non fa parte dei 12 dell'Olimpo. No, però potrebbe essere anche superiore. Ma chi lo sa? Bisogna vedere. Il Valhalla. Era qualcosa di serio. E quindi, anche perché si diceva che i God Warrior fossero anche superiori ai Cavalieri d'Oro. Ma questa è una cosa che a me non piace quando lo dice. Non c'è nulla di essere di superiore ai Cavalieri d'Oro. Però
Però le prendono sempre ogni tanto. Chi che gli ridò? Sì, delle volte le prendono. Beh, succede. Adesso io non lo so. Nella serie questa qui, Soul of Gold, ci sono i nuovi Ghostwire, sì, ma li massacrano. Cioè, non c'è storia. Li vedono non... massacrati tutti. Cioè, prendono, deridono anche un dio i 12 Cavalieri d'Oro, sì, in questo, sì, caso qua. Non... C'è lo stesso Cavaliere dei Pesci, gli scherza Loki, non, ci faccio un ciuffolo io, non mi fai ridere, cioè si era fatto catturare volutamente. Volutamente. Abbiamo detto abbastanza cagate. Sì, sì, facciamo il pagellone. Facciamo il pagellone perché qui insomma dobbiamo riprendere a fare il pagellone. Io non ho più voglia di farlo, ma... Ma i pagelloni ci vogliono, dottore. Lo so che ci vogliono, ma io... È l'unica cosa che guardano dei nostri video di merda. Sicuro. Ma sì, cioè guardo nell'inizio e poi sicuro. Fine. Sicuro. Sì. Sì. Cerca una birra? Sì. Allora, vediamo un po'. Non c'ho tanta voglia di recitare. Ah no. Ti bastono, faccione. Ah, lo vuoi... Massacrare. Lo vuoi massacrare. Allora. Impatto estetico. Meno degli altri. Sì, è bruttarello. No, bruttarello no, però è meno degli altri. Ho 7,5. Materiali. Il metallo comunque è sempre... Beh, non l'abbiamo mica pesato, cazzo. Ah no, è vero. Cioè, stiamo facendo veramente le robe col culo. Allora, con materiali, adesso... Con materiali c'entra comunque la pesatura. Esatto. Bene, non l'abbiamo neanche sgrillettata. Ma secondo me è poco pesante. Anche se 137 grammi. Ah, ma. Eh beh, non c'è il cazzo. Magrolino. Minutino. Oh, metallo comunque c'è. 7, dai. Poi vediamo un po'. Vernice tua. Ma è vero, barluccica, tutta dorata, tutta sbriciccante. Difetti grossi non ce ne sono. Non ha neanche tanti orpelli, via. Diamogli 8,5, vaffanculo. Accessori. Ma sì, vabbè. Si può mettere quel bagaglio lì. Che cos'è che serviva? Che cos'è quel bagaglio lì? Ma lo usava durante. Speravo che mi venisse in aiuto lei. Ma sai che non me lo usava? Lo usa quel canchero lì per dare. Non so se glielo dava addirittura. Glielo dava nel culo. Sì. Qual era quella ragazzotta con la quale lui combinava? Lifia. Lifia. Non so se glielo dava Lifia. Lei. Nofio. No. Dica, Nofio, qualcun altro, esatto. Vedi allora, che lo usa anche con l'armatura d'oro. Serviva qualcosa sto canchero qua? Non me lo ricordo, però. Te lo dico io. No, ma ho capito, però mi ricordo il mio conferma. Nemmeno io. Niente, scrivetecelo. Esatto, voi. Esatto. E è possibile metterla poi in versione tot. Ci sono varie manine, varie espressioni di viso, ma sì. La solita solfa. Sono un po' abbondanti, dai, diamogli un 8, proprio perché sei tu. Posabilità, vabbè, dai, gli diamo 9. Perché poi l'armatura non dà fastidio. E pensa che gli accessori era prima della posabilità, comunque vabbè. Trasformazione non c'è, vabbè, si trasforma in Todd, vabbè, comunque non c'è. Affanculo. Confezione. La confezione non è male, anche se è un po' minutina. Solta roba, però. È molto, molto, molto esile. Dai, stiamo laghi. Stai largo 10, diamogli 7,5. Subito volevi massacrarlo, adesso invece stiamo laghi. Beh, insomma, non è che di solito siamo più larghi. Rapporto qualità-prezzo. Ci vuole questo stronzo. Bah, se prende il dopo dobbiamo dirlo, diciamo. Dopo nelle considerazioni finali. Giusto, diamogli un 7. Giudizio finale. Ecco. Se ci avete tutti Soul of Gold, che per ora ne sono usciti 4, stiamo aspettando il quinto. Uh-huh.
Non so neanche io se provo a dirvi. Cioè, non è obbligatorio. No, perché questo qui è proprio un opera commerciale. Perché se avessero rifatto il modello, se avessero rifatto. Invece proprio l'hanno voluta proprio fare commerciale al 100%. Quindi noi Bandai ti puniamo questo giro. E ti diamo un giudizio finale che sarebbe una grave insufficienza. No, no. Però ti diamo un 6 politico. Addirittura 6 appena? Sì. Lei è cattivissimo. Sì, questo giro sono stato veramente cattivo. Perché mi è stato veramente sul culo questo discorso delle mani che se appena le tocchi cadono. Insomma. E poi Iolia deve essere più alto. Esatto. Quindi non deve essere alto come Pegasus. E quindi è finita così. Ciao.